Ciao ragazze, sono ancora qui vestita come un attimo fa perché volevo farvi vedere il video haul, cioè volevo farvi vedere l'haul delle cosine che ho acquistato oggi e l'altro giorno. L'altro giorno ho acquistato un acquisto che indosso, che sono le sneakers che avete visto nel video outfit, non so se lo vedrete prima o dopo dell'haul. Comunque sono queste bellissime sneakers che adesso toccherò con grazia perché le ho indossate oggi tutto il giorno. E sono delle sneakers della marca Ovie, che costavano 90 euro, le ho prese all'Accademia 72, che è questo negozio che sta facendo tutte le svendite. Le ho pagate 19,90 euro. Sono bellissime, praticamente hanno tanto così di tacco perché hanno la soletta interna, quindi hanno anche praticamente un rialzo, quindi non sono le classiche All Star bassissime. E poi la cosa particolare è, oltre al fatto che sono borchiate, hanno tutto il similpizzo, cioè sono fatte molto bene, sono un po' quel rock, romantic rock, che alle ragazze piace, anche con un paio di boyfriend, una canotta così tutta easy, con una bella collana, secondo me ci stanno bene, come anche con un vestito lungo, come anche con l'outfit che ho adesso. Vediamo se non perdo l'equilibrio. L'outfit che ho adesso, che è così una via di mezzo, né rock né rock né elegante, cioè un outfit così normale, però io ce le vedo bene anche appunto con una bella canotta tutta sdruccevole e un bel paio di jeans used, oppure con un vestito lungo, tinta unita e sotto queste. La cosa bella è che hanno anche questa cernierina così che le rende particolari. La pagate 20 euro al posto che 90, 89, quindi sono tutte in pelle, sono ben fatte. Sono un po' comodine nella parte dove ci sono le dita, cioè deve esserci una cucitura che a me infastidisce parecchio. Poi io sapete che i fantasmini non li uso perché li odio, quindi io le calze mica tanto, e quindi molto spesso metto le cose senza calze, ma se mi fa male mi accorgo subito. E niente, questo era l'acquisto number one. Poi sono stata sempre all'Accademia 72 e ieri in realtà ho visto questo paio di scarpe che oggi sono dovuta andare a comprare perché erano troppo scontate, troppo carine per non essere prese da me. Sapete, lo so, cioè non ditemelo che ne ho 50.000, lo so, le sto traslocando, quindi sono consapevole di essere una persona bruttissima. Però, cioè, questo sconto era da 99 a 19,99, marca Keys, la vedete? Penso che la marca Keys la conoscete più o meno tutte perché è una marca abbastanza carina, a prezzi un po' alti, però vabbè, ottima qualità nelle scarpe. Non ho preso un paio di tacchi, anche perché la Keys li fa molto classici, quindi è uno stile abbastanza classico che io apprezzo più, non lo comprerei mai. Con gli sconti, se li dovessi trovare a 10-20 euro, ci pensiamo. Però ho preso un altro acquisto improntato per l'autunno e sono questi qua, sono queste Simil Timberland. Perché il modello è il modellino Timberland, però più sottile, più leggero, che ha fatto comunque anche la Timberland, non è la classica Timberland con la para sotto, carro armato, eccetera, eccetera. E il mio moroso facevano schifo, cioè, le siamo andati insieme oggi perché dovevamo prendere delle cose per la casa, io ero lì tutta gasata, gli ho detto, ah, ho detto, dai, che con 20 euro lo convinco a prenderle, poi alla fine lui non voleva che le prendesse, poi alla fine ho vinto io. Le ho lasciate lì, poi sono tornata in negozio e alla fine le ho prese, perché io la devo sempre aver vita, se c'è il numero le prendo, se non c'è vuol dire che non era destino. C'era ed era destino. Sono in pelle, comunque costavano 100 euro, che io a 100 euro, cioè mai. Lui mi ha detto, devi prendere le scarpe, indipendentemente da quanto costano, se le prendevi lo stesso, scusate per i verbi, comunque se le prendevi lo stesso a 100 euro, vuol dire che ti piacevano davvero. Io, ma 100 euro mai, ma forse mai nulla di quello che ho nell'armadio, cioè, vabbè. Le cose le prendo perché sono low cost, non l'hai capito. Vabbè, comunque sono queste, sono molto carine, secondo me ci esce anche un outfit abbastanza carino. Hanno la scritta Case qua davanti, sono così effetto used, e sono molto carine. Secondo me con anche i jeggings che indosso adesso, questi qua blu, ci stanno molto bene, con un maglioncino, con una camicia, di quelle camicie tipo boscaiole, quadretti, non lo so, sono carine, dai. 19 euro ragazze, un paio di scarpe in pelle, cioè questo l'avrei speso in quel negozio di Accademia 72 tantissimo, perché 99 di queste, 89, 89, 980, avrei speso tipo 500 euro di scarpe, alla fine ne ho spesi pochissimi, neanche 100, cioè sono degli affari super fantastici. E infatti penso che nel fine settimana andrò ancora a fare un giretto, però non si può dire. NDR, vabbè. Poi sono stata stasera, sono stata molto contenta perché sono andata tipo alle 6. Di solito esco dal lavoro, quindi vado verso 6 e mezza, 7. Invece, siccome non ero al lavoro, sono andata a prendere due cose al Lidl. Non potevo non andare a spiare le cose. Ho detto, speriamo che ci sia ancora qualcosa, le cose che ho visto sul sito. E c'erano ancora alcune cosine, quindi sono stata contentissima. Ho preso, ve lo guardiamo insieme, questo set di due canottierine a 5 euro, quindi stra poco, e secondo me queste canottiere sono ottime. Io ce l'ho, le ho prese l'anno scorso blu,
e forse chiara, non mi ricordo che colore, e sono veramente molto belle, di un ottimo cotone. Io le uso anche andare al lavoro tranquillamente, come sottogiacca, come insomma con sopra qualcosa, un coprispalle. Questa volta ho scelto questi due colori. Allora, io ho preso la S, sono appunto 5 euro, quindi 2,50 euro l'una, e sono stretch, sono belle lunghe, insomma sono giuste come taglia, e l'ho scelta è verde smeraldo e nera, che sono queste due praticamente. Non so, vabbè, ve le faccio vedere, dai. Visto che facciamo il video, vabbè, le conoscerete perché non è una novità, le fanno sempre. Proviamo a aprirne una. Quella verde, dai, che è un bel colore, tra l'altro. Anche nera, i top nera, neri servono sempre, quindi. Ah, sono anche attaccate insieme, perfetto. Allora, guardiamo, vedete, sono fatte così, proprio toppettino, canottierina, e sono molto molto più belle di quelle. Tra l'altro, secondo me sta anche bene il verde così, sono molto molto più belle di quelle di Terranova, come qualità di cotone, cioè non c'è da paragonarlo. Il cotone di questa marca qui, Esmara, e il cotone di Terranova sono tipo due persone completamente diverse. Poi ho preso, che avevo visto sul sito, questo meraviglioso vestitino. Che tra l'altro questo non l'hanno comprato lì, qua dalle mie parti. Io sono stata contenta, però va bene, lo prendo io. Non sapete cosa vi perdete? È un vestitino che mi piaceva tantissimo per i colori. È completamente in cotone anche questo, sempre della marca Asmara, quindi una buona qualità. Ed è fatto in questo modo, l'avrete visto di sicuro. È carino, dai, l'estate con un sandaletto basso, anche con i miei sandaletti alla schiava. Secondo me sta bene. Peccato che sia di cotone, nel senso lo preferivo tipo in. Come si dice? Quel tessuto così un po' viscoso, così, però vabbè, carino anche in cotone. Ha dei colori bellissimi, il verde acqua, il fucsia, e poi ha questo bordino finale, la gonnellina un po' più svasata con questo bordino finale. Questo qua l'ho pagato solo 5,99 euro, quindi una cavolata. Se costava di più, ovviamente non lo prendevo, però i colori, guardate, sono veramente molto molto simpatici. E la lunghezza anche arriva al ginocchio, quindi abbastanza abbastanza lungo. Poi non potevo non prendere un paio di sandali anche da Lidl perché io sono malata. Allora, li avevo già visti sul sito, me li ha mandati la Mary stamattina e li ho presa malissimo. No, li voglio! Ma ce non ci saranno più, ora dalle 6:30. Alla fine li ho presi, non li volevo più prendere, a pensarci. Poi sono andata lì e li ho visti. Allora ho deciso di prenderli perché avevano la zeppa alta. Ho detto, se sono bassi non li prendo perché se sono bassi poi non li uso, non mi piacciono. Quando li ho visti invece ho detto no, non sono bassi, sono belli alti, e quindi ho voluto prenderli, mi piacciono troppo questi sandali, mi piaceva questa cosa qui, questa fantasia bianca e blu, perché boh, li rende un po' aztechi, non so se anche a voi ha fatto la stessa impressione. Comunque sono dei sandaletti così con la corda, semplice la zeppettina in corda, oddio. E mi piacevano, li ho pagati solo 12,90 euro più o meno, e sono troppo troppo carini, no? Dai. E ce n'erano anche tipo che voi avrete. Chi è andato da Lidl avrà detto, ma perché non hai preso quelli tipo tutti etnici che c'erano con quei colori caldi? Erano bellissimi anche quelli, però ero stata proprio fin dall'inizio attratta da questi, siccome di sandali bianchi non ne ho particolarmente tanti. Ho detto, vabbè, dai, prendo quelli. E niente, ragazze, questo era tutto per quanto riguarda il piccolo video haul. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente aspetto di leggere i vostri commentini come al solito. Ci vediamo al prossimo, ciao!